dell'amo di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a segni e a gurti, perché rende ancora più sensibile all'occhio questa trasformazione. Lecco, principale borgata di quel territorio, giace poco discosta dal ponte, sulla riva del lago. Ai tempi della nostra storia, la cittadina possedeva una fortezza e una stabile guarnigione di soldati spagnoli, che allora occupavano lo stato dei presidi, il reame di Napoli e la Sardegna. Da un paese all'altro, da un poggio all'altro, corrono e corrono tuttora, strade sepolte tra due muri, donne, alzando lo sguardo, non si offre che qualche vetta di monte. Per una di quelle stradicciole, tornava Bebbero dalla passeggiata verso casa, il 6 novembre del 1628, Don Apollo, curato di un dei paesi sparsi sulla riva del lago. Ad una portata della stradetta, drizzando come era solito lo sguardo al tabernacolo, vide una cosa che non avrebbe voluto vedere. Due bravi, due di quelle canaglie matricolate che al servizio di qualche potente commettevano per campare ogni sorta di ribardiglie. Stavano l'un di rimpetto all'altro, con le figuracce minacciose e con una certa aria indolente e sognona. Avevano un gran ciuffo sulla fronte, lunghi mustacchi, pistole, coltellacci e spadoni. All'apparire di Don Apollo, i due si guardarono in viso, poi gli si avviarono incontro con risoluta spavalderia. Don Apollo si fermò su due piedi col breviario spalancato sulle mani, dissimulando il più quieto dei suoi sorrisi, che però tradiva tutto il suo spavento. Signor curato. Cosa comanda, Vossignoria? Lei ha intenzione di maritar domani Enzo Tramaglino e Lucia Mondella. Cioè, lor sono uomini di mondo e sanno benissimo come vanno queste faccende. Il povero curato non c'entra. Fanno i loro pasticci fra loro e poi vengono da noi. Come si andrebbe a un banco a riscuotere. E noi siamo i servitori del comune. Orbene, questo matrimonio non sa da fare, né domani né mai. Ma signori miei, si degnino di mettersi nei miei panni. Se la cosa dipendesse da me, a me non me ne ven nulla in tasca. Orsù, se la cosa dovesse decidersi a Charles, lei ci metterebbe in sacco. Noi non ne sappiamo, né vogliamo saperne di più. Come avvertito, ci intende. Ma lor signori son troppo giusti, troppo ragionevoli. Ma il matrimonio non si farà. O chi lo farà non se ne pentirà, perché non avrà tempo. Zitto. Il signor curato è un uomo che sa il viver del mondo. E noi siamo galantuomini che non vogliamo fargli del male, purché abbia giudizio. Signor curato, l'illustrissimo Don Rodrigo, nostro padrone, la riverisce caramente. Questo nome fu nella mente di Don Apollo, come nel forte del temporale notturno, un lampo che illumina momentaneamente e inconfuso gli oggetti e accresce il terrore. I due bravi se ne andarono cantando una canzonaccia. E il povero Don Apollo, chiuso il libro, rimase un momento a bocca aperta, come incantato, poi riprese la stradetta che conduceva al suo paese. Giunto a casa, aprì in fretta la porta, la chiuse diligentemente, come inseguito, poi si avviò in salotto. Ansioso di trovarsi in compagnia fidata, chiamò la sua governante, lasciandosi andare tutto ansante sul seggiolone. Perpetua! Perpetua! Vengo, signor padrone! Oh, Perpetua! Misericordia, cos'ha, signor padrone? Niente. Come niente? La vuoi dare a intendere a me? Così brutto com'è, qualche gran caso è accaduto. Per amor del cielo, quando dico è niente, è cosa che non posso dire. Che non potete dire neppure a me. Chi si prenderà cura della sua salute? Chi le darà un parere? Oimè, tacete e non apparecchiate altro. Datemi un bicchiere del mio vino. E lei mi vorrà sostenere che non ha niente? Date qui. Vuol dubbio che sia costretto ad andare qua e leggere cose?
ragazzi, ne va la vita. La vita. La vita. Fatto sta che Donna Bondio aveva forse tanta voglia di scaricarsi del suo doloroso segreto, quanto ne avesse per bella di conoscerlo. Onde, dopo averle fatto giurare che non fiaterebbe, finalmente le raccontò il miserabile caso, con molti omeri e con molte sospensioni. Oh che birbone! Oh che soverchiatore! Oh che uomo senza timor di Dio! Volete tacere? Volete tacere? O volete rovinarmi del tutto? Oh, siamo qui che non ci sente nessuno. Ma come farà, povero signor padrone? Vedete? Vedete che bel parere mi serve costei? Venite a domandarmi come farò. Quasi fosse lei nell'impiccio e toccasse a me di levarmela. Ma io l'avrei bene in un povero parere da darle. Ma poi... Sentiamo. Il mio parere sarebbe che, siccome tutti dicono che il nostro arcivescovo è un sant'uomo, è un uomo di polso e che non ha paura di nessuno, e quando può far stare a dovere uno di questi prepotenti per sostenere il curato, ci gongola. Io direi e dico che lei gli scrivesse una lettera per informarlo come ugualmente. Volete tacere, son pareri costei da dare a un povero uomo. Quando mi fosse toccato una schioppettata nella schiena, Dio liberi. L'arcivescovo la leverebbe? Le schioppettate non si danno via come confetti, e guai se questi cani dovessero mordere tutte le volte che abbaiano. E io ho sempre veduto che chi sa mostrare i denti e farsi stimare gli si porta rispetto. Ma la paura di quella tremenda schioppettata nella schiena era troppo forte per il povero Don Abbondio, che, brontolando e lamentandosi, prese il lume e andò a letto. Gran parte della notte la spese in pensieri angosciosi. Scartata la soluzione più semplice, ma eroica per lui, andò accavallando confusamente mille progetti. Quello che per ogni verso gli parve il migliore fu di guadagnare tempo, menando Renzo per le lunghe. Mancavano 5 giorni alla prima domenica dell'Avvento, tempo proibito per il matrimonio. C'era da trovare una buona scusa per rinviare le nozze e poi un bel respirone per 2 mesi. All'indomani ricapitolò i disegni della notte e li ordinò meglio. Si alzò, andò nello studio e attese con timore e insieme con impazienza l'arrivo di Renzo. Lucia, siete proprio voi! Siete viva! Oh signor Benedetto, voi? Che cos'è questa? In che maniera? Perché? La peste! Io l'ho avuta, ma voi state bene? Ah, anch'io. E di mia madre? Non l'ho ancora vista, ma credo che stia bene. Ma voi? Come siete debole? Come parete pallida? Ma siete guarita però? Il signor mi ha voluto lasciare ancora qua giù. Ah, Renzo, perché siete qui? Perché? Mi domandate a me perché? Dopo tante promesse, non so più Renzo io, non siete più Lucia voi. Ah, cosa dite? Ma non mi ha fatto scrivere mia madre. Sì, purtroppo, belle cose da far scrivere a un povero disgraziato, ramingo, tribolato, che di rispetti almeno non me ne aveva mai fatti. Ma Renzo, cosa dite? Già che sapevate, perché venire? Perché? Perché venire? Dopo tante promesse, non vi ricordate più. Ma Renzo, voi non capite, una promessa alla Madonna, un voto. E io dico che sono promesse che non conta nulla. Oh signore, cosa dite? Dove siete stati in questo tempo? Come parlate? Io parlo da buon cristiano e della Madonna penso meglio io che voi. Sapete cosa dovete promettere alla Madonna? Che la prima figlia che avremo la chiameremo Maria e questo sono io che a prometterlo. No, voi non capite quel che vi dite, non sapete cosa sia fare un voto. Lucia, uscita dall'alfabeto, trascorse il periodo di quarantena nella casa della buona vedova. Qui apprese che il padre Cristoforo era morto di peste e che la monaca di Monza, trasferita per ordine del cardinale nel monastero di Milano, si era ravveduta e aveva cominciato una vita di severa espiazione. Una sera d'autunno arrivò Lucia in carrozza al paese. Don Abbondio, a risentir parlare di matrimonio, ricomincia ad agitarsi e a cercare ancora scuse. Giunge la notizia che Don Rodrigo non è più e arriva anche un erede del signorotto, un bravo uomo tutto disposto a far del bene per riparare alle scelleratezze di Don Rodrigo. I due promessi finalmente andarono con sicurezza trionfale proprio a quella chiesa dove, in bocca di Don Abbondio, furono sposi.